a livello nazionale e loro si stanno battendo, stanno facendo di tutto per trasmettere un messaggio nuovo. E il messaggio nuovo non è legato alle persone, è legato alle idee. Le idee di una politica che ritorni ad essere la politica in favore della gente, in favore della collettività, in favore dei più deboli, in favore degli ultimi. Perché gli ultimi? E perché mi piace ricordare gli ultimi? Perché gli ultimi spesso sono nell'indigenza, nella difficoltà. E allora l'unica risposta che possono avere o è una risposta di sensibilità attraverso la gente che gli si fa incontro, perché riesce a sentire il dolore degli altri, perché riesce a sentire che quelle persone hanno pari dignità rispetto alla dignità di chi vive nel benessere, di chi sta bene, e quelle persone vanno aiutate. E questa è una strada però lasciata all'iniziativa dei singoli, ma c'è una seconda strada che è la più importante, ed è quella delle istituzioni. Le istituzioni che devono aiutare, che devono andare incontro. Guardate, noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, la nostra Costituzione, che ci parla di cose incredibili, di cose che sono venute fuori da un percorso che nasceva da una guerra che ci aveva visto perdenti, ma non perdenti come Stato, perdenti come valori che avevano promosso quella guerra, è una cosa diversa. Noi uscivamo sconfitti da un'idea che era sbagliata, un'idea di imperialismo, un'idea di sopraffazione, un'idea assolutistica, un'idea di mancanza d'ascolto verso gli altri. Questo è stato il fallimento. E con quella Costituzione noi abbiamo ricominciato ad ascoltare gli altri. L'articolo 97 è un faro, e lo è perché dice due cose, con due parole sintetizza tutto quello che dovrebbe essere la nostra esistenza nel rapporto tra di noi e nel rapporto con le istituzioni, e soprattutto nel rapporto tra le istituzioni e noi: imparzialità, buon andamento. Guardate, queste sono due parole magiche, perché l'imparzialità è quella condizione che ci mette tutti alla pari. Tutti alla pari nei nostri diritti, tutti alla pari nelle nostre aspettative, tutti alla pari nel cercare di fare un percorso nel quale ciascuno possa avere quello che ha il diritto di avere, non perché qualcuno te lo dà, non perché qualcuno ti sia amico, non perché qualcuno si rivolge a te per avere un favore negli appalti, un favore nei concorsi pubblici. No, tutto questo no. L'imparzialità è quello strumento di diritto che nasce dal diritto romano. I romani erano molto sensibili al diritto. Il nostro diritto è il diritto dell'Europa, il diritto latino, nasce dal digesto, parliamo del V secolo d.C., dalla codificazione giustinianea. Se voi aprite le istituzioni trovate i libri che erano presenti nel diritto romano. E allora quanto di buono è stato raccolto in quell'epoca, oggi ci serve ed è un caposaldo, perché ogni volta che ci muoviamo, non ci muoviamo mai da soli, ma ci muoviamo con 2000 anni di storia. E questo è un elemento di forza. L'imparzialità è la condizione di partenza perché tutti abbiano la stessa possibilità d'accesso ad un concorso pubblico, ad esempio. Quanti dirigenti sentiamo che sono stati messi da altri? Quanti dirigenti o quanti candidati, aspiranti vengono favoriti? E questo provoca una sfiducia profonda. Perché provoca una sfiducia profonda? Perché ci sono tanti studenti, tante persone che si battono studiando fino a sera tardi, fino alla mattina, e poi si alzano per andare a studiare di nuovo, per andare a sostenere una prova, un esame. E queste persone sono persone incredibili, perché lo fanno nell'aspettativa e nella speranza di poter essere premiati dei loro sforzi, nel riconoscimento di giustizia nella valutazione delle capacità e delle attitudini di ciascuno, che sono un valore messo a disposizione della collettività, a disposizione di chi ci è a fianco. Le persone vengono premiate
perché l'articolo 97 prevede proprio questo, che chi ha accesso alle funzioni pubbliche lo deve avere solo attraverso una valutazione concorsuale di premialità, assecondando quelle che sono le capacità che possono essere messe al servizio di tutti. E questo assicura che cosa? E qui subentra la seconda parola che è il buon andamento. Se noi rispettiamo l'imparzialità, se noi premiamo le persone, gli studenti, chiunque abbia aspirazione a vincere, a superare una prova, che possa essere un insegnante che vuole entrare in una scuola, che possa essere un universitario che voglia arrivare alla docenza, che voglia essere un imprenditore che vuole vincere un appalto, deve poterlo vincere non perché conosce l'assessore all'urbanistica, non perché conosce un sindaco che è andato agli arresti domiciliari, no. Vincerà perché c'è un sistema normativo che permette di poter concorrere tutti allo stesso modo e di poter vincere perché si ha il diritto di vincere. E noi abbiamo bloccato questo sistema a Guidonia. Siamo intervenuti proprio su questo aspetto della legalità che nasce da quest'articolo 97 della nostra Costituzione. Abbiamo detto c'è qualcosa che non va in questo comune. Noi abbiamo visto che il legislatore nel 2012 ha previsto una norma, la cosiddetta legge Severino, che ci dice il dirigente, il funzionario che compie atti contro la pubblica amministrazione e che subisce una condanna penale, anche in primo grado, non può mantenere quella funzione pubblica. Io trovai una sentenza del 2013 che riguardava un dirigente di questa amministrazione e che era stata occultata, non era stata portata all'attenzione della cittadinanza. E badate bene, la procura quando emette una sentenza che va a colpire un dirigente o un sindaco o un funzionario di un comune, trasmette l'atto al comune, lo trasmette d'ufficio. Perché per 2 anni questo non è emerso? Perché è stato necessario che una persona come voi, io sono una persona come voi, se mi alzo la mattina quando non ho sonno e vado al lavoro, e ci vado anche se ho sonno al lavoro, voglio dire, sono entrato in queste istituzioni un anno fa e ho visto che c'era qualcosa che non andava, che c'erano sentenze che potevano riguardare alcune posizioni cardinali in questo comune e che riguardavano persone che gestivano il potere, non svolgevano una funzione pubblica, gestivano il potere, e la funzione pubblica veniva umiliata a funzione a carattere privato, privatistico, come se fossero i proprietari assoluti delle istituzioni, come se quello che decidessero loro fosse il frutto di una posizione individuale e non della legittimità degli atti, non nel rispetto di un ordinamento. Allora per me è stato sufficiente produrre quella norma, richiamare la legge Severino, andare dal prefetto, andare presso l'autorità nazionale e dire guardate, qui a Guidonia c'è un sistema che non va, non è un caso, non è una posizione, sono più posizioni e queste posizioni partono da funzionari a dirigenti e fino al sindaco di Guidonia. L'autorità nazionale anticorruzione ci ha dato ragione, ci ha detto badate, quello che voi state affermando, quello che voi state documentando è fondato e lo dice l'autorità nazionale anticorruzione. Guardate, a Guidonia è partita una rivoluzione perché Guidonia è stato uno dei primi comuni in Italia in cui si è avuta applicazione della legge anticorruzione, decreto legislativo 39 del 2013, testo unico sull'anticorruzione. E ci sono stati 2 provvedimenti dell'ANAC, il primo che sospendeva il dirigente dell'urbanistica di Guidonia e poi chiedeva all'amministrazione che venisse estromesso dalle sue funzioni, sospendeva il sindaco nelle funzioni di delega e gli attribuiva le conseguenze economiche del danno derivante dalla nullità degli atti
perché il contratto di assunzione con questo dirigente era nullo. Da allora sono partite delle azioni da più parti, fino ad arrivare alla procura, fino ad arrivare alle intercettazioni, fino ad arrivare all'arresto del sindaco, fino ad arrivare alla convalida dell'arresto domiciliare del sindaco. E guardate, io oggi posso dirvi con certezza che tutto questo ha portato frutto, perché questo consiglio comunale, fino a ieri io chiedevo che venisse sciolto, fino a ieri, adesso da più parti si dice questo consiglio comunale verrà sciolto, e io vi posso assicurare che in primavera si andrà ad elezioni, perché questo consiglio comunale verrà sciolto. Ma la cosa più bella che vi dico e che dico a me stesso per svegliarmi con allegria la mattina, è che la primavera non sarà ad aprile, marzo, aprile, maggio o quando ci saranno le elezioni, ma la primavera c'è già oggi, perché noi possiamo parlare qui di queste cose. Ed allora, quando mi si dice dov'è la legalità e quando è che si realizza la legalità, io oggi posso dare una risposta con il sorriso, partendo proprio da Guidonia. La legalità si realizza così, quando si invoca il diritto. Il diritto come termine nasce dal latino directum, qualcosa che va dritta, qualcosa che non ha curve, qualcosa che non ha deviazioni. Ecco, noi stiamo riuscendo a Guidonia a non avere deviazioni perverse, deviazioni illegittime, deviazioni illecite, e laddove queste deviazioni ci sono si va a finire in galera. Questo possiamo dire a Guidonia, si va a finire in galera. E badate, questo è un messaggio importante, perché rappresenta il primo passo per cominciare a guardare verso una direzione diversa, verso una direzione di edificazione, verso una direzione in cui si può e si deve costruire una società migliore, come stiamo facendo noi, come stiamo tentando qui tutti insieme di fare, e come riusciremo a fare nei prossimi anni, perché quello che è accaduto rappresenta un precedente sul quale costruire il nostro futuro, e lo stiamo costruendo. E allora la legalità è quello che abbiamo vissuto, e incontrare parlamentari come Roberta Lombardi, che è qui, come Fabio Massimo Castaldo, che ringrazio, come Dario Tamburrano, che è in Europa, sono persone che si sono avvicinate a noi. Io voglio testimoniare la presenza di Roberta Lombardi, dal prefetto con noi, e cioè una parlamentare italiana che è venuta a piedi con noi dal prefetto, senza scorta, senza una macchina blu, in semplicità, a dire al prefetto Pecoraro: ascoltate queste persone, perché è un urlo di legalità, è un urlo di libertà. E quando un parlamentare testimonia questo davanti al prefetto, che è la più alta autorità amministrativa e che deve controllare la legittimità degli atti, allora questo è un sistema legale, questo è un sistema che ci dà una grande speranza. E detto questo, io volentieri e con tanta gioia, con la felicità di averla qui con noi, così come l'abbiamo avuta in prefettura, lascio la parola a Roberta Lombardi, nostra parlamentare. E voglio che accogliate con affetto.